Lombarda, la regione parte lesa che. Beh, se abbiamo ieri avuto una perquisizione degli uffici della direzione che si occupa di farmaceutica per l'acquisizione di documenti e sembra che ci sia alcuni capi di imputazione relativi a rappresentanti di società privati e di gruppi sanitari privati, quindi in questo caso di truffa parrebbe compiuta ai danni della regione e della collettività in relazione alla compravendita o all'utilizzo di farmaci. Ci sono dei funzionari coinvolti? No, per ora non appare che ci siano funzionari coinvolti, non ci risulta essere stati elevati avvisi di garanzia o custodie cautelari o altri provvedimenti nei confronti di dirigenti o di funzionari pubblici. Ecco, però fa specie perché gli strumenti di controllo erano tanti e adesso un'inchiesta che si aggiunge all'inchiesta. Beh, voglio dire, intanto gli strumenti di controllo ci sono i flussi, ci sono le verifiche, ma evidentemente rispetto ai controlli c'è anche qualcuno che probabilmente agisce per eludere i controlli, quindi è una lotta continua che noi stiamo compiendo, continuiamo a compiere, l'attenzione nostra è sempre più alta ed elevata, è chiaro che di fronte a strumenti che noi mettiamo in campo qualcuno continuamente probabilmente cerca meccanismi per eludere dei nostri strumenti. L'importante è che il livello di attenzione rispetto alla legalità, alla trasparenza e alla correttezza sia sempre altissimo. Ci stiamo rendendo conto che bisogna affinare ancora di più gli strumenti, stiamo portando un provvedimento di legge che vada in questa direzione, cioè di riorganizzare i meccanismi che avevamo e che erano stati attivati anche nelle scorse, vuol dire, gli eventi che hanno coinvolto il Gaetano Pini settimana scorsa. Io voglio e chiederò un incontro sia alla Corte dei Conti sia alla Procura della Repubblica perché dal loro osservatorio ci aiutino a capire quali sono le modalità che dobbiamo adottare, quali sono gli strumenti che dobbiamo mettere in campo. La nostra volontà è assoluta. Oggettivamente ci rendiamo conto che ci possono essere dei limiti perché li riscontriamo e tutti insieme la battaglia per sconfiggere la corruzione e il malaffare deve essere una battaglia di tutti. La magistratura fa un lavoro importante e la nostra disponibilità è assoluta. Invitiamo i medici a farlo e a tutti devono avere una forza dell'etica del comportamento e le istituzioni devono essere pronte a recepire con tempestività e cambiare gli strumenti. Ma questi organi che erano demandati a controllare hanno dato risposte? Ci sono delle inchieste in corso interne? Beh, voglio dire, erano organi che stavano facendo il loro lavoro di verifica e di controllo. È chiaro che, voglio dire, rispetto alla congruità delle azioni di un medico è difficile poi che un controllo amministrativo possa entrare, se l'unico che può in qualche modo evidenziare una condotta che può non essere eticamente o professionalmente corretta, può essere un altro medico che evidenzia la necessità di un approfondimento scientifico. Rispetto all'utilizzo delle risorse, anche qui non è detto che i nostri controlli, che i nostri meccanismi siano dei meccanismi che non funzionano, quindi anche qui aspettiamo le indagini e vediamo come oggettivamente funziona. A oggi non è imputato nulla ai nostri, a Regione Lombardia. Se invece c'era la battaglia contro il cancro, la regione mantiene la linea nella presa nella legislatura precedente? Assolutamente, perché voglio dire, fortunatamente accanto a singoli episodi che evidentemente gettano qualche ombra, ci sono tantissime luci che sono fatte di straordinari professionisti che salvano la vita, di che si mettono a disposizione con le reti oncologiche, che consentono su tutto il territorio di prendere in carico con diagnosi tempestiva coloro che hanno gravi problemi, di aiutarli a risolverli, di intervenire tempestivamente, di accompagnarli anche dopo il momento operatorio, quindi questa è la sanità lombarda, una grande sanità che purtroppo accanto alle grandissime eccellenze ha anche qualche situazione che deve essere controllata e condannata, ma che non può gettare fango su una sanità che fa delle cose, cioè salva le vite alle persone come in nessun'altra regione italiana o forse europea.